furto nelle profondità marine delle acque di Porto Venere, la scoperta di un gruppo di sub trafugato il carrello di un aereo della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Marco Bartolini. Predatori del mare, ladri degli abissi all'opera nelle acque di Porto Venere. Il mare, si sa, cela spesso tesori importanti e c'è sempre chi vuole per sé quello che è patrimonio comune. Ma questa volta non sono stati anfore o busti l'obiettivo dei vandali con pinne e maschera, ma il carrello di un aereo della Seconda Guerra Mondiale, un Reggiana RE-2000, inabissato il 16 aprile del 43 durante un volo di esercitazione. A scoprire il furto i diving che accompagnano i subacquei in immersione. Un'immersione che solitamente riserviamo a un massimo di 4-5 persone, viste le ridotte dimensioni del relitto, di modo che tutti possano apprezzare la struttura appunto che si può appunto osservare. E allora è bene ricordare le norme di comportamento, perché anche sott'acqua esiste un'etichetta da rispettare. Questo è un danno che interessa la collettività, soprattutto della comunità subacquea, perché è un unico relitto al mondo di questo modello, di questo aeroplano. Diciamo, la prima regola fondamentale è guardare e non toccare, e in questo caso proprio non asportare gli oggetti. Ora sul Reggiana ci sono altri piccoli ninnoli, possiamo chiamarli levette, c'è ancora un estintore, e la nostra paura è che possano essere anch'essi depredati nelle successive immersioni. Furto atto di vandalismo, si tratta comunque di un'attività illecita che rischia di danneggiare un settore, quello del diving, in forte espansione, che richiama nelle acque del Levante Ligure molti appassionati.